Figlio di un orafo, lo scultore Lorenzo Ghiberti raggiunse la notorietà all'inizio del XV secolo, quando vinse il concorso per la realizzazione di una porta di bronzo del Battistero di San Giovanni a Firenze. A ogni partecipante alla competizione vennero consegnate quattro lamine in bronzo con le quali realizzare un rilievo che doveva raffigurare l'episodio biblico di Abramo che, sul punto di sacrificare Isacco, venne fermato da un angelo. Il concorso fu indetto da una corporazione dei mercanti tessili di Firenze, responsabile della manutenzione del battistero. Ghiberti attinse alle tradizioni sia gotica sia classica per dare forma alla sua proposta. La figura di Abramo assume una posa chiastica, ovvero con movimenti di parti del corpo in contrapposizione. Appoggiandosi su un fianco, trasferisce tutto il peso su una gamba e con una lieve torsione del corpo trasmette una sensazione di movimento ed emozione. Isacco invece è rappresentato secondo i canoni di un nudo classico. La composizione contempla inoltre la prospettiva, come dimostra lo scorcio e il rimpicciolimento del paesaggio che creano una convincente illusione di profondità. Quest'opera di Ghiberti superò quella di altri sei artisti, tra i quali Jacopo Della Quercia e Filippo Brunelleschi, il cui pannello è giunto fino a noi e in cui è immortalato invece un momento di intensa drammaticità. Il giovane Ghiberti vinse per la sua abilità e anche per aver proposto una scultura più leggera ed economica rispetto ai rivali. Le opere di questo scultore contribuirono notevolmente allo sviluppo dello stile rinascimentale. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!